Carissimi Ottoliner, anche voi non ne potete più delle petizioni su change.org e dei flash mob? Tranquilli, dal Regno Unito alla Francia si sta facendo spazio una nuova moda che potrebbe tornare a dare al 99% davvero voce in capitolo. Sono tornati gli scioperi. The new bill gives the government the power to... With negotiations, stalemate. Thousands of people are working to fight... A dare in là è stato il Regno Unito, che vuol dire proprio che non ne potevano più. Il paese simbolo del mondo libero, infatti, è anche quello in tutto l'Occidente che limita in modo più sfacciato il diritto di sciopero. In UK, infatti, c'è l'obbligo di comunicare gli scioperi con addirittura 14 giorni di anticipo, allegando alla dichiarazione anche un mazzo di fiori e una scatola di cioccolatini. Gli scioperi, inoltre, sono ammessi esclusivamente come strumento di risoluzione di una disputa commerciale con il proprio datore di lavoro. Scioperi politici o di solidarietà sono espressamente vietati, ma soprattutto prima di convocare uno sciopero bisogna metterlo ai voti. Si vota per posta e deve partecipare almeno il 50% degli aventi diritto. Nel caso della stragrande maggioranza dei servizi pubblici, le restrizioni sono ancora superiori. Infatti, deve votare espressamente a favore il 40% degli aventi diritto, che significa che se vota la metà degli aventi diritto, il sì deve vincere con oltre l'80%. Un corpo di leggi messe assieme nel tempo per impedire il ripetersi delle grandi mobilitazioni di fine anni 70 e che dimostra che in Occidente la libertà ormai esiste esclusivamente nella misura in cui non siamo in grado di usarla per far valere i nostri interessi più essenziali. Ma a questo giro sembra non esser bastato. 2022, l'anno del grande ritorno dei sindacati, titolava Tribune. Nel 2022 i sindacati hanno reagito alla crisi del costo della vita con un'ondata di scioperi, la più grande lotta intrapresa dalla classe operaia organizzata da decenni. Ad aprire le danze in maggio ci avevano pensato i ferrovieri, riuniti sotto la sigla del National Union of Rail, Maritime and Transport Worker. 40.000 lavoratori appartenenti a 15 compagnie diverse hanno votato compattamente a favore di 3 giornate di sciopero di 24 ore nell'arco di una settimana. 2 settimane dopo è stato il turno dei lavoratori di British Telecom e Openreach, il primo sciopero di grandi dimensioni nel settore da 35 anni a questa parte. Una mobilitazione che si è conclusa soltanto a dicembre, quando gli è stato accordato un aumento che per gli impiegati di fascia più bassa supera di gran lunga l'inflazione. Nel frattempo, tra giugno e novembre, i lavoratori dei servizi esternalizzati degli ospedali del Lancashire e della Contea del Cumbria hanno effettuato la bellezza di 26 giorni di mobilitazione, fino a che non gli è stato accordato un aumento del 14% e una settimana di ferie extra l'anno. Ad agosto invece è stato il turno dei lavoratori del porto di Felixstowe, il principale porto container del Regno, seguiti in settembre da quelli di Liverpool, che hanno ricevuto la solidarietà dei colleghi di mezzo mondo, compresi quelli USA, e alla fine si sono portati a casa aumenti che vanno dal 14 al 18%. In ottobre la University and College Union ha raccolto il voto di 70.000 iscritti in 150 università diverse. Da allora prof e personale vario, tra una protesta e l'altra, hanno lasciato sul campo di battaglia circa un mese di stipendio, senza avere ancora ottenuto granché, ma senza aver minimamente mollato l'osso. A breve inizieranno altre 18 giornate di sciopero. Di pochi giorni fa la notizia che a fare baldoria a breve dovrebbero mettercisi pure gli insegnanti delle scuole dell'obbligo. La National Education Union, il principale sindacato docenti del paese, ha appena concluso la votazione per approvare la bellezza di 7 giorni di mobilitazione tra febbraio e marzo. Hanno partecipato al voto in oltre 260.000 e il 90% ha detto sì. E ti credo, dal 2010 ad oggi gli insegnanti hanno subito una riduzione netta del reddito del 23%. Il governo aveva proposto aumenti del 5%. Picchetti e proteste sono diventati così diffusi che per mapparli un gruppo di attivisti ha messo in piedi questa mappa interattiva che da qualche giorno è diventato il mio passatempo preferito.
Unito. Solo ieri elencava poco meno di 2500 iniziative sparse in tutto il paese, oltre 500 soltanto tra Manchester e Liverpool e quasi 1000 nell'area di Londra. E indovinate un po' come ha pensato di risolvere la faccenda il governo guidato dal miliardario paladino della libertà Sunak? Ma con una bella restrizione ulteriore del diritto di sciopero, ovviamente. È l'introduzione anche nell'ordinamento inglese del concetto di servizi minimi essenziali, lo stesso concetto che a partire dal 1990 ha cercato di impedire il libero esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Costituzione anche nel nostro paese. In particolare negli ultimi 15 anni circa, da quando la Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero, che è l'organo deputato a stabilire concretamente quali siano i servizi essenziali che devono continuare ad essere garantiti anche durante uno sciopero, è diventato de facto uno strumento in mano al governo per impedire la riuscita di qualsiasi mobilitazione, con il paradosso che a volte i servizi essenziali sono di più di quelli che vengono garantiti normalmente quando le proteste non ci sono. La lotta di classe comunque non è tornata in grande stile soltanto nel Regno Unito. Oggi è il turno dei pesi massimi. Oggi ad essere invase da centinaia di migliaia di lavoratori saranno le strade della Francia. Solo a Parigi sembrano siano attese oltre 1 milione di persone. È la prima volta da più di 10 anni che tutti gli 8 sindacati, compresa la ipermoderata e filo padronale CFDT, ritrovano l'unità. A costringerli a stare assieme, la riforma delle pensioni annunciata da Macron e dalla sua prima ministra Elisabeth Borne prevede l'innalzamento dell'età pensionabile da 60 a 64 anni, che sono 3 in meno che in Italia, ma che in un paese dove chi lavora è un po' meno propenso a farsi ingroppare selvaggiamente in cambio di qualche battutina sull'invasione degli immigrati e sul pericolo del popolo dei rave, è sufficiente per far scoppiare una mezza guerra civile. Non è la prima volta che Macron ci prova, l'ultima risale al 2019, ma dopo settimane di scioperi oceanici dovette rinunciare. Ora potrebbe andargli ancora peggio. Sull'avvertenza sulle pensioni, infatti, stanno convergendo tutte le rivendicazioni che stanno montando in pancia alla società francese. Secondo alcuni sondaggi, ad opporsi alla riforma sarebbero addirittura oltre il 70% dei francesi, che evidentemente di questa favoletta delle compatibilità economiche, strumentalizzata a caso per giustificare ogni nefandezza, cominciano ad averne i coglioni pieni. Il tema dell'età pensionabile per me è diventato un po' un'ossessione da quando qualche settimana fa, dopo aver passato gli ultimi 10 anni seduti davanti a un computer, ho dovuto sollevare 3 scatoloni, 3 di numero. Pensavo mi venisse un infarto. E da allora non faccio che chiedermi, ma come cazzo è possibile che qualcuno possa anche solo immaginare che si possa continuare a fare lavori di fatica fino a 64 anni? O addirittura 67, come nell'amministrazione coloniale italiana? Cioè, lo possono pensare Macron e la sua prima ministra, che uno scatolone non l'hanno mai alzato in vita loro, ma una persona normale che nella vita almeno una volta un po' di fatica l'ha fatta? Di sicuro no. Questa cosa forse sarebbe arrivato il momento di cominciare a dirla con tutta la radicalità necessaria, senza nessuna soggezione rispetto ai numerini delle proiezioni macroeconomiche elaborati da chi non ha mai fatto una sega niente in vita sua. Come scritto nell'appello in sostegno alla mobilitazione firmato da una lunga serie di economisti, il sistema pensionistico va riformato, ma per essere migliorato. Ed è possibile e sostenibile. La nostra è una società ricca. Nel 2040 produrrà 1,6 volte quello che produceva nel 2020. È un progresso più rapido di quanto si preveda crescerà il numero dei pensionati in relazione ai lavoratori attivi. Il punto, semplicemente, è che questa crescita di ricchezza se la vuole accaparrare tutta l'1% più ricco. Che voglio dire, dal loro punto di vista ci sta, eh? È il restante 99% che dovrebbe fare in modo che non avvenga. In Inghilterra e Francia, a quanto pare, hanno iniziato. E non l'hanno fatto né con un flash mob,
né con una petizione su change.org, ma con il solito vecchio arnese novecentesco, lo sciopero. Scusate se sono ripetitivo, ma noi esattamente cosa aspettiamo? Ce lo chiediamo stasera in diretta sul nostro canale Twitch, insieme a Lorenzo Battisti in collegamento da Parigi, Andrea Genovese in collegamento da Londra e Maurizio Brotini in collegamento da qua, dietro casa mia, però non c'ha la macchina e quindi si connette con Skype pure lui. Voi nel frattempo, mentre pensate a questo quesito esistenziale, potete intanto aiutarci a costruire il primo media che dà voce al 99% che lavora invece che all'uno che pontifica su quanto e come dovrebbero lavorare tutti gli altri per riempirgli le tasche. Aderite alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e PayPal. E chi non aderisce è Emmanuel Macron. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.